Assolutamente no. Cara signora d'abbraccio, se mi permette, sì. Il bisogno emergente della società per sua natura sesso-dipendente e fallocentrica palesa la classica visione filo-uterina che aspira a ricondurre tutte le donne a singole unità esplicitando a monte le discrasie esistenti tra chi fruisce liberamente delle gioie del sesso e chi invece si subordina a cilicio per ogni pulsione sottraendosi alla stessa natura umana. È vero. Però questo Valentina Maggio, ecco, lei è la nostra esperta di sociologia. Ha ragione, però